Purtroppo un giorno quando sono tornato a casa non ho visto più nulla, solamente vedevo un mucchio di macerie. Io dicevo, mio fratello non vuole andare via, vuole rimanere qua, perché pensavo che ovunque parte del mondo fosse così, c'è la guerra. Mi manca a volte che parlavo insieme a mio padre, insieme a mio fratello andavamo a salire sul terrazzo di casa, guardavamo le stelle. Io dicevo a mio padre, perché in Afghanistan c'è sempre la guerra? Mi diceva, in Afghanistan una volta non c'era la guerra, c'era la democrazia, il cinema, il divertimento. Diceva, in Afghanistan è un paese molto ricco sotto il sole, c'è diamante, oro, petrolio, gas, materiale per le nasi, materiale per occhiale. È stato sempre l'interesse degli altri paesi, ecco che c'è sempre la guerra in Afghanistan. Io dicevo, allora raccontami, tu quando eri giovane, com'era? Lui raccontava. Ali, te l'ho chiesto anche l'anno scorso, un messaggio per questi ragazzi che sono qui davanti. Allora, voi avete sogni? Avete dei sogni? Sì? A me, io sempre, sin da piccolo, avevo un sogno. Andavo fuori in Afghanistan, raccoglievo dei pallottoli che sparavano, portavo a casa, mettevo in fila, dicevo, voi siete i miei alunni, studiate. Quindi in Italia, grazie a quelle possibilità che mi hanno dato, grazie alle persone che mi sono state vicine, ho sfruttato, andato a scuola, ho studiato, mi sono diplomato, laureato, oggi insegno. Ho realizzato quel sogno che avevo. Ecco che non dovete mai mollare. Dovete essere forti nella vita e sollevarsi dalla caduta che ci pone la vita. E per ricordarci che dopo il tunnel oscuro e pieno di solitudine arrivano le cose molto belle. Secondo me, come io ho vissuto, non esiste un bene se non passa il male. Ma una persona forte sa come mantenere la sua vita in ordine anche con le lacrime negli occhi. Io sempre dico, la nostra vita io mi immaginavo come un albero. Ad autunno gli alberi cadono, inverno diventa tutto secco, a primavera fiorisce, in estate gli dà frutto. E dico che anche noi umani, come stagione di un albero, dobbiamo aspettare tutte le sue stagioni. Magari qualcuno hanno conosciuto quando era mia stagione di inverno, autunno, dovevano aspettare anche la mia primavera, la mia estate. Oggi noi dobbiamo aspettare tutte quelle persone senza giudicarlo, aspettare tutte le sue stagioni per produrre quel frutto. Come diceva mio padre, se non studi rimane come un uomo cieco, la cultura che ti rimane sempre, che non distrugge nessuno. Thank you.